It's a lot. 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 Ciao a tutti, qui al Wired Next Fest. Siamo con Jens. Ciao Jens. Ciao, ciao. Allora, voi presentate questo progetto molto interessante che permette alle persone di guidare una piccola automobile con la forza del pensiero. Sì. Dici dove è sviluppato questo progetto e come funziona. L'abbiamo sviluppato al CIME, che è il Centro Mente e Cervello presso l'Università di Trento. Come funziona? Misuriamo l'attività cerebrale e analizziamo le onde e analizziamo la potenza delle onde, dell'alta frequenza, bassa frequenza, e dopo computiamo un indice di attenzione, e l'attenzione o l'indice di attenzione determina la velocità della macchina. Che strumentazione avete portato qui per far vedere come funziona il progetto? Abbiamo portato una piccola cuffia, una singola elettrode per l'EEG e un computer per fare l'analisi dei dati, e una piccola macchina di Lego e un Raspberry Pi che controlla la macchina, e un schermo per vedere l'attività cerebrale. Senti, che tipo di sviluppi può avere questo tipo di tecnologia? Qual è il vostro obiettivo? Tanti, penso. Per esempio, Mercedes-Benz ha fatto una macchina grande, una Mercedes S, con una cuffia EEG, per guidarla. È possibile, ma penso che non è un prodotto per la strada, perché se un elettro si rompa non siamo sicuri che si succede. Ma per esempio guidando devono essere molto attenti, e se la fatica cresce, il segnale cambia, allora possiamo fare una sorveglianza della fatica in macchina. Questo è possibile. Perfetto, grazie mille, buon lavoro. Di nulla, grazie a lei.